Salve, sono Vanni Destro e sono qui con Cristiano Pavarin, entrambi del Comitato per l'Articolo 32 Sanità Sociale, per commentare o cercare di chiarire un provvedimento votato il 29 gennaio 2021 in Giunta regionale del Veneto riguardante la residenzialità per non autosufficienti. La proponente, l'assessore regionale alla sanità e servizi sociali Manuela Lazzarin, afferma che senza copertura finanziaria statale i comuni rapporteranno la quota sociale alle indennità percepite. Cristiano, allora, l'assessore regionale Lazzarin ha dunque annunciato un disegno di legge regionale per la non autosufficienza. Di cosa si tratta? In realtà questo disegno di legge non serve a molto, serve per interpretare una precedente legge. Una volta per tutte la Regione Veneto intende obbligare le famiglie dei non autosufficienti a impegnare l'indennità di accompagnamento e altri contributi o indennità previste a favore, insomma, a tutela delle persone non autosufficienti, per impegnarla per pagare le rette nelle RSA, insomma. Questo tipo di pratica è già la normalità, insomma, nelle nostre zone e nei nostri comuni. Quindi, se questo tipo di obbligo è già in essere da anni, applicato dai comuni, a quale scopo la Giunta regionale intende formalizzarlo? Bah, e diciamo che l'atteggiamento della Giunta regionale del Veneto in questi anni è sempre stato al limite, se non oltre la legalità. Il vero problema, il problema vero, sta proprio nel modo attraverso il quale la regione governa la questione delle impegnative sanitarie, vera questione delle impegnative sanitarie. La stessa regione dovrebbe garantire le impegnative sanitarie a tutti i non autosufficienti ricoverati presso le strutture, ma sappiamo che invece di queste impegnative ne mancano più di un terzo, insomma, questo è il problema. Mancano le impegnative sanitarie, effettivamente. Sappiamo che la legge sui livelli essenziali di assistenza imporrebbe alla regione di pagare sempre la quota sanitaria. Quindi le strutture come fanno per sostenere i costi? Beh, la regione non solo non paga buona parte delle quote sanitarie, ripeto, che sarebbero previste per legge, ma si è anche inventata ai tempi dell'assessore Sernazotto, ma poi mai smentita e anzi praticata, la logica del libero mercato, ovvero mette nelle condizioni le famiglie, okay, che hanno bisogno appunto per condizione di accettare il ricovero pagando una retta a libero mercato, ovvero. E pur di mettere appunto al sicuro, assistito e curato un proprio familiare anziano, accettano di pagare anche la quota sanitaria, ok? Anche la quota sanitaria con rette mensili che arrivano anche a superare i 3.000 euro. Questo è il problema. Quindi abbiamo detto che la quota sanitaria è la copertura dell'assistenza sanitaria, mentre la quota alberghiera, ovvero la retta che normalmente si dovrebbe pagare, come viene calcolata? Beh, i parametri sono diversi e sono sanciti dai consigli di amministrazione o comunque da chi governa le strutture accreditate, pubbliche o private che siano, ma accreditate, con i posti letto accreditati. Ma è importante sapere, e questo è importantissimo, che qui per quanto riguarda la quota alberghiera c'è un ruolo fondamentale, che è un ruolo che deve essere gestito appunto dai comuni, i quali attraverso un proprio regolamento ISE, che anche qui recepisce una normativa di livello nazionale, deve costruire delle fasce di reddito, appunto ISE, entro il quale stabilisce come eventualmente partecipare per i propri concittadini che sono andati per loro condizione a farsi assistere in una struttura. Ma i regolamenti ISE dei comuni come sono stabiliti? Allora, ripeto, c'è una legge che determina l'ISE, insomma, l'ISE normale, insomma, tutti noi sappiamo cos'è l'ISE, indicatore di situazione economica equivalente. Per cui l'ISE ha dei parametri che sono stabiliti a monte, l'ISE viene, voglio dire, redatto, ecco, redatto dai CAF, in base che considera la situazione patrimoniale e reddituale suddivisa per coefficienti che tengono conto del numero dei componenti familiari, oppure, appunto, se tra i componenti familiari c'è una persona che abbia dei problemi di non autosufficienza o disabilità. Per cui l'ISE è una sorta, è un indicatore, non è un, voglio dire, non calcola esattamente quella che è la capacità economica di una famiglia, ma calcola esattamente qual è la capacità economica di una famiglia per quanto riguarda il pagare, il dover sostenere una prestazione sociale agevolata. E la retta nella struttura lo è.
Nel momento in cui l'ISE non garantisce la copertura intera della retta, l'eventuale integrazione spetta ai comuni, è l'ultimo comune di residenza. Ma i comuni secondo te sono in regola? Ovvero, i regolamenti sono fedeli alla normativa nazionale di riferimento? Proprio questo è il grande problema. Purtroppo, per quanto di nostra conoscenza, ma anche non solo questo va detto nella nostra regione, no, la maggior parte dei comuni sono assolutamente oltre il limite, cioè sono fuori di legge. Semplicemente perché dopo aver come dire, approvato dei regolamenti, okay, dove stabiliscono tutta una serie di fasce di ISE entro il quale limite stabiliscono come intervenire, però con una loro interpretazione che è assolutamente, voglio dire, è fuorviante, e ci sono delle sentenze anche che partono dalla regione Lombardia, e una volta abbia determinato l'ISE, i comuni vanno a fare una nuova verifica per quanto riguarda la situazione appunto del patrimonio e del reddito delle famiglie e impongono alle stesse di e consumare i propri patrimoni, cioè se hanno qualche bene, se hanno un bene immobiliare, la casa, insomma, dalla casa dove abitano, o la casa degli anziani, oppure un bene immobiliare, il conto in banca, obbligano queste famiglie a, come dire, a consumare tutto il patrimonio prima di poter accedere al diritto, cosa questa pratica è assolutamente, vuol dire, fuori legge, semplicemente per il fatto che non c'è scritto da nessuna parte che bisogna diventare poveri, che bisogna essere costretti a vendersi la casa o a consumare tutti i risparmi di una vita per avere cosa? Per avere il diritto di essere assistiti e curati quando se ne ha bisogno, perché non autosufficienti. La norma dice che le persone non autosufficienti compartecipano alla spesa, cioè pagano in base al reddito ISE, ma nel momento in cui il reddito ISE è sotto una certa soglia, deve intervenire l'ultimo comune di residenza, appunto. Non è che io devo diventare un povero, spendermi tutto prima di avere un contributo del comune. Cioè, chiaramente non si può rendere indigente un soggetto o una famiglia per prima che il comune intervenga, mi sembra di capire. Assolutamente no. Ripeto, tra l'altro, prima ho fatto un riferimento alla regione Lombardia e ci sono diverse sentenze del TAR, appunto, che annullano questi regolamenti e che prevedevano anche una franchigia di 5.000 euro, cioè ti mangio tutto quello che hai in banca, io comune ti dico, prima devi spendere tutto quello che hai in banca, ti devono restare solo 5.000 euro nel conto prima che io ti possa dare un sostegno economico. Nel Veneto neanche quella franchigia lì, cioè ti devi spendere tutto quello che hai in banca, ti devi vendere la casa se ce l'hai, se insomma se qualsiasi bene di tipo immobiliare prima che il comune possa darti un contributo. Cioè veramente questa cosa è assolutamente illegale. Quindi questo tipo di pratica è assolutamente illegale. Questo tipo di pratica è assolutamente illegale e invitiamo la regione eventualmente ad intervenire per la parte sanitaria, perché è la parte, insomma, prevista per legge che debba, voglio dire, garantire. E che poi faccia una sorveglianza sui comuni perché applichino la norma così come è prevista a livello nazionale. Con quali fondi, direte, Vanni, con quali schei? Allora, con il Fondo Nazionale della Non Autosufficienza. Lo stesso fondo che la regione usa e che trasforma in fondo sanitario, perché ci finanzia le quote sanitarie, le impegnative sanitarie, che invece dovrebbe finanziare con il proprio bilancio. Con il proprio bilancio ricordiamo che ha previsto un taglio netto dei posti letto nelle strutture, ok? Che sulla carta c'era scritto che posti letto, chiedo scusa, negli ospedali, e i risparmi dovevano essere investiti nel territorio, dovevano servire a far cosa? A creare nuove impegnative. La regione deve finanziare col proprio bilancio la quota sanitaria, le impegnative sanitarie, e usare la ripartizione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza per dare un sostegno ai comuni per integrare le rette quota alberghiera. Chiudendo, Cristiano, tornando al disegno di legge Lanzarin, l'utilità quale sarebbe? L'utilità, qua qualcuno diceva pensare male, no? Qualche volta ci si azzecca. L'utilità forse è quella di mescolare un po' le carte, adesso lo dico così banalmente, insomma, quello che stiamo vivendo in questi giorni lo sappiamo tutti. Le strutture hanno avuto minori entrate, maggior costi, parlo delle case di riposo, le RSA per via del Covid, eccetera.
In previsione ci sono aumenti delle rette, quota alberghiera, e probabilmente la regione, ancora prima di intervenire come dovrebbe intervenire, interpreta, voglio dire, leggi del passato. E secondo me, insomma, senza voler accusare nessuno, c'è in corso un mescolamento di carte. Diciamo, la dico così. Va bene, ti ringrazio per l'intervento esauriente della questione, anche rispetto ad altri aspetti, magari non toccati direttamente, ma che servono a capire come funziona. E saluto chi ci ascolterà. Ok, ciao a tutti, grazie.